Allora, parliamo di ernia del disco. Ernia del disco è una patologia molto, molto diffusa. Io vedo su 10 pazienti al giorno almeno 2 pazienti con ernia. Prima cosa da fare è tranquillizzare il paziente. Di ernia non si muore e di ernia si guarisce e bene. Contestualizzare il problema dell'ernia all'interno del paziente, età, sesso, stile di vita e attitudini personali e capire che tipo di ernia è. Non c'è un'ernia del disco, ci sono tantissimi tipi di ernia, ovvero di gravità, ed è legata esclusivamente al tipo di ernia, dove è messa, dove è localizzata, a che punto è, come sta uscendo, se è radicolare, interforaminale, posteriore, anteriore, laterale, perché questo cambia completamente il panorama del trattamento. Sappiate che il 90% di noi ha almeno un'ernia, ma quanti di noi se ne sono accorti? Il problema è che l'ernia diventa sensibile e dolorosa quando va a toccare il nervo. Allora lì sì che si soffre di sciatalgia, da radicolopatia, da ernia. Però questo è un evento tutto sommato abbastanza raro. Per cui ecco, dire ho l'ernia. I pazienti che mi arrivano dicono ho un grosso problema di ernia, non è sempre vero, anche perché a volte non è l'ernia che causa il sintomo e viceversa, l'ernia a volte c'è, ma è lontano dal problema. Quindi bisogna contestualizzare bene. Per far questo, affidatevi sempre a dei professionisti che possono leggere la situazione, leggere il tipo di sintomo, valutare clinicamente il paziente e confrontarlo con le immagini diagnostiche. Vi ricordo che le immagini diagnostiche non servono per fare diagnosi. Ripeto, le immagini diagnostiche non servono per fare diagnosi. Servono per confermare la clinica. Arriva il paziente, valuti tanti parametri, sia anamnestici che fisici, clinici, come ad esempio la forza, il tono, il riflesso. Quando c'è un dubbio diagnostico, si consultano le immagini. Perlomeno a me hanno segnato così e io lavoro così e mi sono sempre trovato bene. Quindi può capitare due cose: uno, che la risonanza non confermi la clinica, oppure che le immagini non servono neanche, perché la clinica è talmente evidente che non serve avere nessuna immagine. Detto questo, chirurgia sì o chirurgia no, come il titolo del video. Allora, io collaboro con il neurochirurgo, più di uno, e diciamo che oggi nel 2021 chi si fa operare di ernia sono veramente pochissimi. Per dirne, nell'ultimo 2 anni dei miei pazienti operati ne ho visti zero, perché li abbiamo tutti gestiti sia dal punto di vista farmacologico, col medico, e dal punto di vista riabilitativo. Poi ecco, ovviamente ci sono le eccezioni. Ernie giganti incastrate dentro il forame che creano un deficit motorio, un deficit sensitivo importante, un deficit viscerale, come ad esempio l'incapacità del pavimento pelvico di sorreggere le viscere, insomma. Però quelli sono casi talmente rari che io in 20 anni ne ho visti veramente molto pochi. Per cui ecco, l'ernia per lo più ad oggi è gestita clinicamente, farmacologicamente, e dal punto di vista riabilitativo. Vie intermezzo che non sono proprio una vera chirurgia possono essere terapie infiltrative locali, se ne occupa di solito il medico specialista o il neurochirurgo o l'ortopedico. Cosa si fa? Si entra nel forame o attraverso un'eco guida o un TAC da guida e si va a fare un'infiltrazione di solito cortisonico e anestetico. Qualcuno utilizza anche l'ozonoterapia, però lì ci sono pareri discordanti. In ogni caso, comunque, l'ozonoterapia è una terapia tendenzialmente che non crea nessun problema, quindi se fa effetto bene, se non fa effetto, comunque non ha creato danno. Lo scopo dell'ozonoterapia è quello di disidratare il nucleo polposo. Il nucleo polposo è l'ernia, è composto al 98% d'acqua, quindi è quella goccia d'acqua che va a toccare il nervo che crea il problema di irradiazione del dolore ed è quello che va trattato. Qua noi in ambulatorio lo facciamo attraverso l'esercizio fisico, la manipolazione, la terapia fisica e tutto quello che può concernere un recupero riabilitativo. Per cui ecco,
Se un paziente ad oggi, nel 2021, mi chiede se è il caso di farmi operare, la risposta tendenzialmente è no. Ovviamente va parametrato tutto, però ad oggi la chirurgia è molto, molto, molto poco utilizzata. Mi sposto prima che mi venga mal di schiena stando seduto. Battuta a parte, ultima cosa, ma non meno importante, l'ernia del disco non va operata anche perché si possono creare delle recidive. Recidive che sono molto peggio della ernia iniziale, perché fuoriesce del materiale discale, va a comprimere in un canale che è già stato allargato, quindi ne esce di più. E in più si creano delle aderenze, delle cicatrici dalla chirurgia intorno al nervo. Quelle aderenze, quelle cicatrici, dal punto di vista riabilitativo, sono terribili. Dal punto di vista chirurgico, addirittura non c'è nulla da fare. Quindi l'operazione va evitata anche per quello, per via delle aderenze post-cicatriziali chirurgiche. Niente, ultimo, questo era l'ultimo inciso. Detto questo, vi saluto, quindi chirurgia, possibilmente no, grazie. Ciao ragazzi, alla prossima.